Voi siete il team? Bru, social media manager, Fabio, produzione, Ciro, videomaker e io, project manager, Aurora. Cosa state lavorando in questo momento? Io non sto lavorando in questo momento. Qui logicamente non ti occuperai dei pesci grossi dell'industria. Il motivo di questa riunione è che devono cambiare un po' di cose. Non abbiamo mai usato un'influenza. Posso diventare come Cabilame? Ma perché ci siamo complicati? Morto. La responsabilità di questo casino è vostra, quindi la soluzione la trovate voi. Ma che c'è una fu... Da lì non ci capiamo, Achille. Mai crede per lo spot. Che spot? Stai zitto, maledetto! Infatti questo ufficio mi sembra un asilo nido. Siamo amici di Pisello. La buona! Comunque noi qua le cose le facciamo insieme. Cioè, a volte sono delle patate, però comunque le facciamo insieme. Lo sai che giorno è oggi? No. Il giorno in cui ti puoi fare i cazzi tuoi. Impossibile, era ieri. Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro sito. Uscirà su Prime Video l'8 giugno, una serie TV molto attesa che vede protagonisti i The Jackal. Ci sono venuti a trovare, sono tornati in gran parte di loro qui a trovarci dopo tanti anni. Ciao. Qui al Corriere dello Sport. Ben trovati. Si dice così ben trovati. Sì. Ci hanno accolto, con un grande Corriere dello Sport a tema Napoli e per questo li ringraziamo. Grazie Corriere. Grazie. Basta che non ve lo rivendete però, che ve lo tenete. Noi rivendere, che per chi ci hai preso? Mai concludere un affare così buono. Sì. Ma poi soprattutto non si vende adesso vale ancora poco, esatto, si venderà poi. Bravo Ciro. Okay. Bravo, vedi? Bravo Ciro. È grande imprenditore infatti. Allora, però noi siamo qui per parlare di Pesci Piccoli, che è questa serie TV in 6 puntate appunto che uscirà su Prime Video l'8 giugno ed è una serie, ho visto le prime 2 puntate, molto divertente, si ride tanto. Grazie. E non si ride solo, si riflette anche molto perché insomma c'è molta attualità anche in quello che si vede. Voi siete praticamente i The Jackal che si raccontano in sostanza, si può dire, con alcune, ci sono dei richiami autobiografici, non soltanto perché voi siete i protagonisti di questa azienda, piccola azienda di marketing social, no? E che si deve un po' rabbattare, avete grandi idee ma il budget è abbastanza limitato, giusto? Sì, dopo 16 anni di carriera in quella che poi all'interno di The Jackal è diventata anche, tra le altre cose, una web agency, abbiamo avuto tante di quelle esperienze, un'aneddotica così profonda che non potevamo in qualche modo non raccontare. Tu, lo sapete, noi abbiamo sempre amato raccontare storie e abbiamo cercato un contenuto che potesse ospitarle tutte, almeno nella nostra esperienza come lavoratori del web. Ecco. Diciamo che la vera differenza è che nella serie però, pur conservando dei tratti di noi come Ciro, Fabio, Fru, Aurora, dei The Jackal, raccontiamo però i lavori di chi sta dietro le quinte. Esatto. Quindi nello specifico io sono una project manager, Fabio è un producer, Ciro è un montatore e Fru un social media manager, che sono lavori che noi conosciamo molto bene perché la The Jackal, oltre a comporsi dei quattro volti, si compone di tante persone che lavorano dietro le quinte e raccontiamo quel mondo lì. Aneddoti ne avrete così tanti che mi sa che 6 puntate non bastano. Cioè, no, infatti mi aspetto altre stagioni, insomma. Ma non voglio esagerare, ci vogliono almeno 12 stagioni. Bravo, 12 stagioni. 1090 puntate più o meno. Quindi superate Game of Thrones se vogliamo, insomma, siamo lì, testa a testa se vogliamo. Sì, sì, sì. Materiale è quello. Ci sono delle analogie. È stato presentato al Comic Con, era stato un successone, no? Com'è stato, insomma, a Napoli, insomma, voi lì, a casa praticamente, giusto? Sì. C'era molto entusiasmo. Troppo? In realtà personalmente proprio quando siamo a Napoli, io avverto invece questo, no? Questo atteggiamento di dire vediamo che hanno combinato, vediamo se cioè, il pubblico napoletano, il popolo napoletano è abituato anche a una certa produzione comica in particolar modo, quindi sono di bocca buona, raffinata, non è facile. È difficile, è un pubblico difficile. Abituato alle grandi produzioni, quindi ogni volta che
comunque a Napoli si prova a fare la commedia, bisogna insomma affacciarsi in punta di piedi perché è un pubblico abituato molto bene. Non sono qui a fare i nomi di chi ha fatto commedia a Napoli. No, no, infatti non c'è bisogno. Allora ci sono tante guest star che non nominiamo in questa serie. Però una è uscita, quindi mi verrebbe di dire, se lo posso dire, che è Achille Lauro, no? Certo, che apre proprio la serie. Ed è divertentissima questa. Io non so se. Ma succede veramente? Vi capita di trovare persone che fanno la pubblicità a un telefonino ma non lo vogliono toccare? Cioè, mi sembrava una cosa fantascientifica. Questo mondo può capitare di peggio, ripeto, quello c'è, cioè, la serie è ispirato a fatti realmente accaduti o sentiti. Quindi sì. No, ma soprattutto è molto realistico quel tipo di riunione con 10 persone, ognuno 10 persone che non proprio sanno che lavoro fanno. Che lavoro fanno. E si sta un'ora sul colore del calzino che nella pubblicità neanche si vedrà. E però si arriva alla palette. No. Serve all'identificazione del prodotto. Tutto. Quando diciamo che raccontiamo, cioè, che è una finestra su un determinato mondo del lavoro, è la verità, perché tutte queste dinamiche, poi romanzate o meno, prese per iperbole, insomma, esagerate per alcuni versi, però sono vere, sono reali. Quindi c'è tanto disagio, quindi, anche se vogliamo, sì. in alcune situazioni. Certo. Non mi potete ovviamente raccontare gli aneddoti, immagino insomma che non me li potete dire, però insomma ce ne stanno diversi, insomma, diciamo. Allora, voi eravate qui nel 2017 per presentare Fottuti, Addio Fottuti Musi Verdi. C'eravate quasi tutti, mancava solo Aurora. Non ero ancora. Non era ancora non nata, non però ero ancora maggiorenne. Neanche io ero ancora Nate Jackal. Neanche tu eri stato dopo il film. Però io non ero. Però era presente. Però tu c'eri. Aveva fatto l'attore all'interno di un film Nate Jackal. Allora, sono passati un po' di anni, no? Sono passati 6 anni. Si vede. No, non volevo dire quello. Non era quella la domanda. La pausa che mi hai lasciato. Non era quella la domanda, era un'altra. È cambiato anche il modo di fare commedia, perché sono subentrate le piattaforme, tanta roba è successa in questi 6 anni, no? Quanto è cambiato anche il vostro modo di raccontare l'ironia? Tanto è cambiato, ci siamo dovuti adattare anche noi, conoscere i nuovi mezzi di comunicazione, i formati soprattutto della comunicazione, quindi come sempre la The Jackal ha dovuto studiare, reinventarsi, adattarsi pur mantenendo la propria identità, ma adattarsi ai nuovi mezzi di comunicazione, ai nuovi tempi. Andate un po' in difficoltà adesso con tutte queste nuove piattaforme social che stanno uscendo a raffica? Riuscite ancora a stare al passo o cominciate a sentire un pochino, dice, questa però forse è un po' troppo giovane, allora, per me, che ne so? No. Io un pochino con TikTok all'inizio ho sentito un po' di difficoltà, poi mi sono ricreduto perché ho pensato il momento in cui abbandono è il momento in cui ufficialmente sei vecchio. Oppure succede tipo a 25 anni. Io ho abbandonato. Non è un fatto di età, non è mai età la vecchiaia. È uno stato d'animo. Con TikTok un po' tentennato, infatti non sono proprio niente, non sono bravissimo. No, il prossimo social che arriverà magari col visore di Apple. Quello me lo perderò e là ufficializzerò la mia vecchiaia. A me questa cosa è successa con Snapchat, cioè tipo mai scaricato, mai aperto, veramente non so. Invece TikTok è stato amore a prima vista. Prenderemo dei talent sempre più giovani. Esatto, io già non lo sono più. No, vabbè, non diciamo così, dai, che sei giovane. Però adesso, quest'ultima parte dell'intervista. Assolutamente, no? Sono già pronto, già c'ho l'acquolina. Non parlare, no? Io non so oggi quanto avete parlato di calcio. Zero. Siete cari che me lo assolutamente. E allora, quindi, ditemi voi, da 1 a 10 quanto avete festeggiato? Sono 33 22, anni che Napoli, 22, 22. Che Napoli aspettava questo momento, no? 22. È esplosa. Che cosa avete fatto in questi giorni? Cosa avete fatto? Posso dire che ho visto storie, noi, io e Ciro, sì, dovevamo fare un'intervista lunedì mattina, 5 giugno, sì, alle 10 a Milano. Sì. E sarebbe stato ovviamente molto più comodo partire la domenica, prima. Ma secondo te
per la 18ª volta in un mese non siamo rimasti a Napoli a festeggiare, siamo partiti alle 4 di mattina di lunedì. Se devo dire con moderazione rispetto a quando poi l'abbiamo vinto aritmeticamente, perché quando l'abbiamo vinto aritmeticamente io lì sono proprio esploso. No, io io ho ripescato quella madre, ho detto beh, forse è il caso sì, di guardare cosa stanno facendo, però poi vado a dormire. Io però ho centellinato la mia gioia, non sono esploso, ma è iniziata proprio dall'agosto dell'anno scorso, quando ho visto questo Kvaratskhelia, questo nuovo giocatore straordinario, quando abbiamo battuto 5-1 la Juve, 2-1 il Milan a San Siro, è stato tutto un campionato di festeggiamenti, quindi è stato un centellinare la vittoria fino alla fine. È stato un film, esatto, un bellissimo quasi, film. Quasi incredibile se vogliamo, no? Dal finale un po' scontato. Però adesso, scusate un attimo, faccio una domanda un po' più tecnica, ma insomma, c'è un problema allenatore. Sì, certo. Ci sono 20 nomi che ballano, ogni giorno ne esce uno, ne esce l'altro, giusto. Non chiedeteci chi sarà, perché non lo sappiamo neanche noi. Dai, sa ditecelo. Non lo sappiamo, ma italiano? Voi chi vorreste? A me piacerebbe, per un non sarà realizzabile, però a me piacerebbe un ritorno di Benitez, perché è stato forse allenatore, è vero che Spalletti ha vinto lo scudetto, ma questo scudetto viene dal Napoli di Benitez, il nuovo modo di giocare a tre attaccanti, l'ossatura di una squadra che poi ha fatto man mano dei progressi durante gli anni, quindi la visione internazionale, il modo di comunicare. A me piacerebbe tanto un ritorno di Benitez. Non succederà mai, chi può dirlo? Perché poi con il nostro presidente Aurelio De Laurentiis non si può mai sapere. Però mi piacerebbe Guardiola. No, certo. Me l'hai rubato. Guardiola. Stavo dicendo pure Guardiola. Sai chi vede bene sulla fascia pure? No, sai chi? No, Messi. Messi pure. Però vabbè, ci parla molto bene. Ma sta però. In una sua recente intervista lui diceva, quando è stato criticato del fatto che non vinceva mai la Champions perché non aveva i stessi campioni, sì, che aveva il Barcellona, esatto. Secondo me lui potrebbe essere preso da questa nuova linfa vitale, sì, di diventare campione d'Europa. Ma Ciro non succederà, perché prende 20 milioni all'anno. Esatto, sì, no, in un futuro utopico, però. Quando per tanti anni hai dimostrato quello che hai dimostrato, forse una nuova sfida, sì, anche dal punto di vista economico, certo, potrebbe anche essere più. E andò negli Emirati. Succederà. Ma qualora dovesse succedere. Io l'avevo detto. Tu l'avevi detto. Lo so che non si può leggere nel pensiero, ma avrei detto Guardiola anche io, ma semplicemente perché il gioco del Napoli tende tanto a quello che Guardiola ha portato al Barcellona, al tiki-taka, quindi quello sarebbe proprio una. Ma infatti Spalletti non ha ammesso di essersi ispirato a Guardiola soprattutto nell'avanzare il difensore centrale nella mediana e nel portare i terzini all'interno. Intervista sulla serie. Ho detto proprio una cosa così adesso fai lo sburone, fai lo sburone. Giove, te invece godi e basta. Anzi, io sto godendo. Ah, no, perciò, ma che la notizia in realtà era un po' chiusa, non era solamente ma per il piacere di rivederlo, di salutarlo. E però è un dispiacere che Spalletti se ne vada, giusto? Quello però ha fatto può essere che ha fatto bene, perché se n'è andato, ha vinto lo scudetto al Napoli, l'apoteosi, diciamo, se ne va nel momento migliore. Posso dire, diciamo di sì. Diciamo che a noi un po' dispiace, perché quando si vince con una persona che esprime un calcio straordinario a livello mondiale, fa un po' strano che finisca proprio adesso. È come dire: ti amo alla follia, ci sposiamo, sì, ma adesso ti lascio. Cioè, sembra proprio così. Però mi faccio un tatuaggio per te, per ricordarti la mia ex. Però. Voglio dire, se le sue dichiarazioni sono chiare, non ho più energia da dare a questo amore, preferisco insomma dedicarmi agli stivali della vigna. Per un anno, poi si vedrà. Esatto, vediamo. Chissà. Benissimo, allora io vi ringrazio di essere stati i nostri ospiti davvero. Grazie a Ciro Priello, grazie a Nora Leone, grazie a Fabio Balsamo, grazie a Gianluca Fru. Non mi sono impicciato, di solito mi impiccio sempre, invece sono grazie mille, ricordiamo l'appuntamento quindi su Prime Video dall'8 giugno, Pesci Piccoli. Vedete 6 puntate, riderete un sacco. E soprattutto, forza Napoli, sempre. Un saluto, a presto. Ciao.